a tutti e bentornati su un nuovo gameplay di Ribbit. Ho dovuto fare altri testing col microfono, penso sia la volta definitiva, ho capito come funziona. Essenzialmente il mio microfono c'ha due slot, le mie cuffie. Ogni porta USB è un'uscita diversa per registrare audio e video. Assurdo. Però ok, capito quello. E seconda cosa, ho scoperto che dopo che parli con Noel, mentre facevo tutti questi testing, praticamente il testo del cellulare cambia. Stando a Noel, questo telefono capta echi del passato ovunque tu sia. Dal passato. Non ci avevo mai fatto caso a sta cosa, sapevo che Noel ti menzionava o no, se tu avevi usato o no il telefono. Ma addirittura che qua il testo cambiava era davvero. Non l'avevo mai notato. E niente, abbia battuto ogni nome, preso ogni nome come proprio equipaggiamento. Non sto a prendere detto, ogni desiderio perché ciao. Devo riparare per prendere. E andiamo avanti. Nella loggia. Fuori uso c'è scritto.
Ah, ok, questo penso sia un riferimento a qualcosa perché in inglese è Old Yeller, questo me lo ricordo. Zanna gialla non ho la più pallida idea di che cosa sia riferimento. Però sono sicuro che questo è stato cambiato. Letto prima, ha tradotto Best Man. Questo parlo per esperienza mia perché io ho tradotto una specie di piccolo film riguardo matrimoni, quindi lo so. Best Man non è l'uomo migliore. Best Man è colui che porta l'anello, è colui che lo sposa, si è fidato di concedere l'anello. Non c'ho in mente il nome adesso ufficiale di come si chiama, ma non è l'uomo migliore, decisamente.
tipo era meglio il Fedeleto, il best man. Anch'io quando l'ho letto prima volta, ma che cacchio intendete con best man? Vabbè, l'ho notato prima mentre leggevo. Non è tradotto sposato, sposata. Ah, e comunque Susi ha davvero permanentemente aumentato gli HP di 1. Non ho capito per fare sto piccolo easter egg, però sì. Sono sposato al mio lavoro. Ne valsa nemmeno la pena. Ah, hai dimenticato. Ma perché forse non ci sta? Ah, Susi ha recuperato anche gli HP a quanto pare. Non solo le salite di va, ha recuperato anche gli HP. Vabbè, meglio per me. Forse è il momento più iconico di Ribbit Quest. Per quanto riguarda loro, a me. Ha cambiato due lettere. Ci sta. Oh cacchio, perché mi sono dimenticato che Susi moriva adesso.
Minchia, ho rischiato di brutto. Tecnicamente adesso dovrebbe entrare in gioco Susie. Che noi ne è tornato in party. Così ancora una volta ha recuperato tutti gli HP, ok? Si era che a Noino 1 Susi tutti. Ah, mi ricordo i tempi in cui cercavo di capire sta stanza che cacchio fosse. E non c'è davvero nessun significato dietro. È soltanto per mettere l'ansia, la paura che ci sia qualcosa. E allo stesso tempo non c'è niente. Quella 63 EXP non serviva a niente. Quella 65 EXP. Sarebbe stata una perfetta opportunità, sinceramente, per implementare qualcosa con Lancer o qualcosa del genere. Allora vai. Te pareva. Se usavi l'effetto stop sarebbe stato bello se appariva qualcosa. La 62. E comunque guarda, è una delle poche sprite che si vede Yu avere le braccia giù. Sinceramente è meglio che tenerle così su, tipo. Tipo persona molto timida. Pensavo però se questa era una boss fight segreta soltanto se tu facevi la Genocide Route del,
di questo gioco potevi proprio affrontarlo, questo qua, The End. Aveva anche un po' di senso, ma poterlo affrontare anche se tu fai la pacifist è un po' strano. Tanto puoi anche ammazzare The End, non cambia niente. Il cippellone di Viri ed è finito. Attraverso i nostri denti fa nemici. Attraverso i nostri denti. Farsi male. Questa boss fight è fatta in maniera tale che se hai un pochettino di buon senso con guarda, parti e non puoi perdere. Se poi alla Dust Guitar, vire mia, è tutto ancora più facile. Non conviene mai guarire nessuno qua. Vado a tornare in battaglia dopo un turno. Uno dei pochi nemici che non puoi esorcizzare a quanto pare. Siccome questa boss fight è una delle più difficili, tecnicamente, sarebbe stato bello se effettivamente tu battevi lui e qualcosa nel finale cambiava, cioè. O anche tipo ti rovinava completamente la pacifist perché cacchio tu hai la vere mia. Sì, giusto, vere mia. Cioè, è arma fortissima. Tu dici, ah, questo qua l'ho ucciso con questa arma, due colpi già KO. Però essendo lui di End, comunque tipo Yu viene corrotto da tale cosa e anche se tu hai risparmiato tutti gli altri fantasmi, lui comunque diventa porco, ha assimilato 22 fantasmi in un colpo solo e hanno 22 fantasmi sti stronzi. Includendo che poi tu devi includere per forza il fantasma che assorbi prima la vedova, la widow.
come è stata ritagliata, ne assorbi 23, se non mi sbaglio, il massimo è 25 o di meno, non mi ricordo. E questo qua doveva permetterti di effettivamente o sbloccare un finale diverso o dove avere un finale malvagio, perché effettivamente non cambia niente ed è un po' peccato. Cioè, è stato introdotto giusto per un tipo un finale creepy se per caso perdi, ma magari prima volta perdi per semplicemente non conosci il tizio. Però ho scoperto tramite un amico che questa stanza è di Yumenichi, a quanto pare, e non lo sapevo. Vedere Surf Pikachu. Ho notato adesso l'effetto di comparsa della specie di pioggia, non mi ricordo com'era prima. Vabbè, comunque lasciamo stare qua. E andiamo nel mondo dei Trip.
faccio qualcosa anche di perdere intanto. Intanto non è un game over. Sto canso. Sono quel pad tecnicamente non ha potuto tradurre il test. Confirm. Offset Susie. Io comunque sinceramente della storia di Repeat, per quanto abbia provato a seguirla, non capisco ancora certi pezzi. Oh, abbiamo avuto un dialogo sul gruppo Discord se quella cutscene effettivamente cosa voleva implicare. Che non ho letto il secondo pezzo, ma il vascello suona veramente, ma Vessel è tipo qualcuno che viene posseduto da qualcos'altro. Vascello suona veramente male, tipo... non mi viene neanche a me la definizione italiana, quindi non posso criticare al momento, ma sono un pochettino sicuro che ci sia un'alternativa migliore. Thank you.
Anche se sinceramente l'aspetto del combattere non è che lo si vede molto. Mettiamolo in l'orsi, però. Che se imparavi altre skill mentre uccidevi i fantasmi era molto più bello. Ma non ti danno neanche esperienza, non c'è il level up, non è come Chapter 2 che puoi imparare magari X-Slash. Speravo tanto che quello anche cambiasse qualcosa, ma è soltanto un riferimento. Sto ricercando le cose per sicurezza, anche se non cambierà niente. Oh, finiamo il gioco. Vado a comprare la tasca, la guardia del tempo e poi finisco. Aspetta, adesso scalinata in maiuscolo. Ma mi ricordo che scalinata era scritto in piccolo. Ma quando è cambiato? Ah già, non posso acquistarlo. Attacco per chitarra.
ma abbia finito il gioco, quindi. Niente spazio. La modificata la mod di Deltaro. Non è proprio triste che puoi prendere l'insetto amico. Perché? Qua scalinata è in piccolo, ecco dove l'avevo visto. Oh, momento di finire il gioco. Questo è un altro momento più importante di Ripit. Soprattutto quello di Yuffie, se mi aveva spaventato al primo tempo. Ho perso la bocca io, ok.
Peccato che noi non spari quelle frecce magiche da non take a play, però ok. Il cambio di frase l'ho sempre trovata molto più bella questa, anche se non so dove sono andati loro due. È impossibile che non è sparito qua. È impossibile che il tizio sia sopravvissuto là. Oh, stavo dicendo, il cambio di frase che chi voglia salvare questo regno con chi vuole salvarti. Indica che Noino effettivamente adesso ci tiene a Yu e non era soltanto un pretesto per ho bisogno di te, la tua forza. Proprio ci teneva a salvare. Il testo italiano, però, sinceramente, non so bene come se la voleva giocare. Perché se voleva intenderti salvarti come solo Yu, perché effettivamente hanno passato l'avventura assieme, loro due separatamente dagli altri. Lo capisco su quel lato emozionale.
Ma poteva anche dire salvarvi perché ci teneva anche giusto un pochettino Susie, quindi non voleva che anche loro fosse, anche lei fosse morta. Dipende da quello che voleva interpretare il traduttore, sinceramente. Io personalmente avrei tenuto salvarti perché noi non chiede l'opinione di Hugh. In questo caso per lui la sua opinione è la cosa più importante. Quindi sì, secondo me salvarti è giusto perché poi sei anche proprio messo di spalle, dice. Ci tenevo a te, ciao. Il punto di non ritorno. Speravo che questa frase implicasse un altro ending, però non proprio. Era meglio mettere tra virgolette ancora però. Anche qui è un vero peccato che effettivamente i dialoghi non cambiano assolutamente niente. Ha almeno delle cazzine diverse, toh.
Lavare. We'll be right back.
Capisco tutto. Non è proprio quello che dice. Thank you.
No, c'è soltanto attaccato, porca puttana, no, quello. Apparentemente basta attaccarlo e trigger in modalità difficile, bene. Ciao, sono morto. No, cacchio. Bastava solo che Susie lo attaccasse. Ci rivediamo dopo. Comunque, basta attaccarlo giusto una volta e caput lui. Lui cerca di farti quello per se tu vuoi abbatterlo, che è veramente difficile. Wow. Quanto veloce era diventato? Lascio passare i turni e aspetto che prenda l'anime past. Addio MTP. Lo si capisce già anche da prima perché ti fa la mossa ondulata. Oh, ok. Beh, questo non lo sapevo. Pensavo che era casuale la cosa. Questo è quello easy. Questo è quello se tu non lo affronti. E sinceramente è anche un grosso peccato che tu puoi battere Manos e alla fine prendi un joke ending che è sì parte della mod, però quella cosa lì non è per un cacchio facile. Sopravvivere così tanto tempo e battere Manos non è per niente facile. Appunto, qua non puoi morire perché vedi che non compaiono i danni. Mica che schivato. Thank you.
bene perdere cose che carta poi ci sta su per velocizzare i tastieri. Se perdi carta proprio c'è sasso ti fa ogni volta sta mossa. Mi ricordo che l'aveva menzionato. È meglio vincere carta proprio c'è sasso piuttosto di tutte le volte questa. Avete visto che il danno è diventato viola perché Suse è dentro Manos, quindi direttamente è stato un danno da parte di Suse. Fatta. Cosa? So di aver fallito palesemente lì. Mai capito sta cosa delle stelle cadenti. Mai capito. Ok, la cosa deve esprimere desiderio, ma non capisco il lore come può essere. Thank you.
Indipendentemente. Cos'era quello scemato? I get it. Capisco. Ah, hai tradotto bene smooth sailing.
Solo per precisare ancora, dannazione è una Z, non due. Comunque, viene detto stato una volta dannazione, stranissimo. Questo gioco. Penso che per oggi è abbastanza. Non ho ancora capito bene il significato dei numeri e perché Yu raggiunge quella metà esattamente dei numeri. 81-62. E niente, il prossimo gameplay sarà parlare qui NPC qua, finire il gioco, fare il futuro quello My Future, vedere un po' come viene tolto tutto e penso che sarà l'ultima parte, che perché non è che c'è molto altro da fare, sinceramente. E non ho intenzione di andare a vedere cose super duper specifiche solo per vedere se è stato tradotto in italiano. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e vi auguro buon weekend.